Elisa, come stai intanto? Bene. Allora, ti abbiamo visto con quei vestiti meravigliosi a Sanremo e adesso ti troviamo vicino a Cenerentola. Sì, che è vestita bene anche lei. Esatto. Come è nata questa collaborazione con la Disney? È nata da una telefonata che mi è arrivata semplicemente. È così che nascono le cose, di base. Di solito... E mi è stato chiesto da Roberto, un signore molto simpatico, se volevo partecipare a questo progetto, Cinderella, e quindi ho partecipato di buon grado, anzi con veramente tanto entusiasmo, perché Cenerentola è la favola, credo, più amata dagli italiani. È la prima che ci raccontano, è quella che ci fa sognare il principe azzurro, quella che ci fa credere che il mondo sia migliore. Qual è il messaggio che vuole dare il testo di questa canzone? Abbi fiducia in te stesso, sorprenditi sempre, vivi e sorridi più spesso che l'anima splende. Che messaggio è secondo te? È un messaggio molto positivo che secondo me vuole anche incitare a non arrendersi di fronte alle avversità, perché tanto le cose negative ci sono, la bellezza è il vero, come dire, l'abilità di vivere questa vita in maniera... in maniera eccezionale, non arrendersi davanti al male, cioè davanti alle avversità, è quella di continuare a sperare. Bisogna sperare sempre nel bene, perché esiste, poi il bene vince sempre. Il messaggio principale del film è quello: sii generosa, sii coraggiosa. Sono dei valori che ti rappresentano nella tua vita? Sì. Io cerco di essere molto coraggiosa, poi ci sono dei momenti in cui il coraggio non c'è, perché anche io soffro un po' di avversità, però sono solo momenti, poi in realtà ti ricordi chi sei, prendi possesso di te stesso, guardi in alto, guardi il cielo, gli alberi che si muovono al vento, i profumi della primavera che cominciano ad arrivare, e riprendi coraggio e vai avanti. Parlando un po' di principesse, qual era la tua principessa Disney preferita quando eri... Ma sicuramente Cenerentola, sì. Perché appunto questa lotta buona contro il male, perché lei, diciamo, lei fa una battaglia contro le sue avversarie, tra virgolette, no? Però la fa in maniera pulita. Una battaglia gentile. Una battaglia gentile, leale. E i nemici si sconfiggono con la lealtà, con la speranza che loro possano imparare dai leali che la vita è più bella quando sei leale, giusto, a posto. Senti, molte bambine quando sono piccole sognano di essere delle principesse, di avere il loro momento da principesse. Tu quando hai avuto il tuo momento in cui ti sei sentita una principessa? Ma io sinceramente mi sento sempre una principessa, devo dire la verità, perché... è la nobiltà d'animo che ti fa sentire un po' principessa. Ci sono delle volte che mi sento proprio come tutti, sai. Secondo me tutte le donne in generale si sentono delle principesse, ed è un buon metodo per rapportarsi agli altri in una maniera così. Non trovi? Cenerentola è nobile. Va bene, l'ultima domanda. Secondo te le ragazze cercano ancora il principe azzurro? Sì. Ed è il principe azzurro delle favole oppure è un principe azzurro diverso? Dovrebbe essere un principe azzurro un po' diverso, perché i principi azzurri delle favole, insomma, noi ragazzi siamo un po' più smart. Qui l'hanno fatto un po' più moderno, per fortuna. Sì. Ciao, sono Elisa, un saluto a tutte le lettrici di Ginger Generation. Ginger Generation, wow. I think that you can find those qualities in all different types of moments in life.